Torna di attualità l'odioso tema dei vitalizi, uno dei privilegi più irritanti della casta politica, a sollevare nuovamente la questione con una nota indirizzata al presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Cotugno, sono stati i due rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico e Patrizia Manzo, che hanno formalmente rinunciato al vigente trattamento previdenziale dei consiglieri regionali. La norma adottata in Molise prevede che la contribuzione gravi per un solo terzo sul consigliere e per due terzi sulla regione, un privilegio inaccettabile, hanno detto Federico e Manzo, se messo a confronto col trattamento riservato ai normali lavoratori. Da qui la richiesta di allineare e riparametrare la previdenza dei consiglieri regionali a quanto previsto dalla legge Fornero, eliminando così il privilegio e armonizzando il sistema. Come in Parlamento, anche qui in Molise, è scattato per i consigli regionali il diritto alla pensione in 5 anni, il famoso vitalizio. Questo è un privilegio che non è accettabile, proprio perché si basa sul fatto che in 5 anni si matura un diritto. Noi abbiamo rinunciato a questo diritto con una nota formale al Presidente del Consiglio regionale, al quale chiediamo anche di applicare a noi quelli che sono i requisiti della legge Fornero, quindi la legge che riguarda tutti i cittadini italiani e anche i cittadini molisani del resto, affinché si applichino gli stessi parametri, perché noi come consiglieri regionali vogliamo andare in pensione come vanno in pensione tutti i cittadini italiani, versando i nostri contributi, agganciandoli a quelli che sono i contributi, il sistema previdenziale. Abbiamo provato a fare emendamenti, a fare interrogazioni, a fare esposti anche alla Procura della Corte dei Conti per far passare questo principio, non ci siamo riusciti, adesso proviamo anche con questa strada. Ecco, il tema dei vitalizi è uno dei temi avvertiti proprio come odiosi nell'opinione pubblica. Ecco, rispetto al vitalizio già statuito, passato per i consiglieri passati, ci sono dei margini di intervento oppure no? Noi abbiamo depositato addirittura 2 proposte di legge qui in Regione, l'ultima ad agosto, che ricalca quella che è la legge che in Parlamento si sta arenando in questi giorni nella discussione della seconda Camera, e che prevede appunto il ricalcolo dei vitalizi per coloro che l'hanno già maturato per i vecchi consiglieri regionali sulla base di un sistema contributivo e non retributivo, in maniera tale che quantomeno riescano ad avere un vitalizio che sia vicino alla normalità degli altri cittadini. In Molise, per la cronaca, si spendono circa 330.000 euro al mese per pagare i vitalizi agli ex consiglieri regionali, compresi gli assegni di reversibilità, facendo in quest'ultimo caso un torto ai veri lavoratori e un'offesa mortale alla lingua italiana. Vitalizio, lo dice la parola, è un termine che ha per riferimento i vivi e non i morti. Inoltre, vitalizio, o meglio pensione, sono termini che in generale si accompagnano alla parola lavoro, che non è certo quella più adatta a descrivere l'attività di un consigliere regionale, specie di taluni veri e propri Tarzan del materasso che utilizzano il consiglio regionale come un pubblico dormitorio.